Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 31 minuti in questo istante, oggi lunedì 21 settembre, nuova puntata di Good Morning Milano, riapriamo una settimana che ci ha fatto, forse, si aprirà con anche un nuovo meteo, sembra che il caldo ci abbia abbandonato e stia arrivando finalmente, anche insomma, visto che siamo a metà settembre, a fine settembre ci sta, arriverà appunto l'autunno, visto che l'estate proprio oggi finisce. Apriamo però con una notizia, nel senso che abbiamo visto, no? Ormai la città è tutta pronta a evolversi con una mobilità nuova, piste ciclabili, insomma, e credo che insomma, nessuno possa dire che non sia una buona cosa cercare di passare a una mobilità diversa rispetto a quella sempre molto inquinante delle auto ed affini, ma bisogna però saper fare le cose bene, bisogna stare attenti a farle. Ci ha colpito un articolo apparso su Milano Tomorrow dove il professor Marco Ponti diceva: attenzione, si rischia che questo diventi un piano più ideologico che altro e che possa far male invece all'ambiente, perché insomma le emissioni potrebbero aumentare. Allora noi abbiamo voluto approfondire, abbiamo proprio al telefono in questo momento, lo ringrazio tantissimo, il professor Marco Ponti, buongiorno e benvenuto su Milano News. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Allora, professore, tra parentesi, lei so che in realtà è un grande fan della bicicletta, un grande amante sponsorizza, diciamo, ben volentieri la mobilità un po' alternativa, diciamo, ma giustamente ha detto: attenzione, le cose vanno fatte bene, giusto? Ma sì, le biciclette fanno molto bene alla salute, non inquinano e non costano le casse pubbliche, che è un altro aspetto non del tutto marginale. Sì. Dunque. Quindi viva le biciclette, però per l'ambiente bisogna fare molto bene i conti, perché quelli che potranno spostarsi in bicicletta non sono tantissimi per ragioni di clima, di età, di salute, di tipi di spostamenti da fare, è un numero limitato. Ora, le macchine hanno questa caratteristica: se vanno tra i 60 e i 90 km all'ora, sono l'intervallo in cui consumano di meno e quindi emettono meno porcate, compreso il CO2. Tra l'altro le macchine moderne emettono un decimo, bisogna ricordarlo sempre, un decimo, una macchina di oggi emette un decimo di porcate di una. Sì, noi siamo all'Euro 6 se non sbaglio, in vista di un Euro 7 che sta per arrivare, giusto? Credo sia così, no? Però diciamo che comunque inquinano pochissimo. Ora, se non sono fatti i calcoli, cioè se le corsie per le biciclette sono messe a cavolo, ci sarebbe un'espressione un po' più colorita. Tecnica, ma proprio, no? Professore, è tecnica dell'urbanista, giusto? Sì, certo. A cavolo, quindi diciamo a cavolo, può darsi che il risultato ambientale è peggiore nettamente, perché se le macchine che prima viaggiavano su due corsie viaggiano su una, e andando in giro per Milano di queste circostanze se ne vedono tantissime, e lo spostamento da auto a bici rimane limitato, come sarà comunque limitato, le macchine viaggeranno più in coda di prima, quindi si sposteranno verso le velocità più basse, perché in coda è la situazione peggiore possibile per l'ambiente, perché non solo consumano più carburante, quindi emettono molto più CO2, ma emettono altre porcate che sono parte del combustibile in combusto, cioè perché le macchine non sono progettate per andare a singhiozzo. A singhiozzo bruciano malissimo il combustibile, quindi li mettono fuori porcate particolarissime. Professore, lei quindi che alternativa? Molto attenti che il risultato netto, perché io giro abbastanza per Milano, troppe volte ho visto macchine in coda dove prima non lo erano, e passare una o due biciclette, cioè bisognerebbe fare con cura i conti totali prima di decidere su basi, come dicevo, un po' ideologiche. Ecco, mi sembra che appunto questi conti lei, professore, li abbia fatti, no? Nel senso che appunto prima ci raccontava prendo dalla fonte di Arcipelago, ma grosso modo 100.000 persone si pensa che potranno andare in bici, ma quelli che si muovono in macchina rimangono intorno a un milione, quindi i numeri sono di questo ordine di grandezza, ma parliamo solo di ordini di grandezza. Ora, anche il disegno delle corsie per le biciclette lascia molto perplessi,
perché su molti tratti stradali ampi, per esempio. Entriamo un po' nello specifico, quale, professore, qual è che le hanno, quali sono quei disegni che un po' l'hanno insospettita? Ma mi hanno insospettito in Buenos Aires e sul, sulla circolare esterna sul, che porta al Corvetto. Okay. Lì le corsie bici, per le bici bastava che fossero mezzo metro più strette e ci passavano due file di macchine. Okay. Cioè si poteva fare una linea bianca interna delle, e segnalare chiaramente agli automobilisti che potevano stare su due file. Invece non hanno fatto così, per cui gli automobilisti viaggiano su una fila, dove uh-huh. prima viaggiavano su due, e questo per mezzo, non più di 50 centimetri. Ora, questo è insensato, perché le bici passerebbero lo stesso benissimo e le macchine starebbero molto meno in coda. Quindi il saldo delle emissioni credo che in questo caso sia fortemente negativo. Se prima quelli che defluivano a una ragionevole velocità vanno in coda, credo che il saldo per delle emissioni possa essere fortemente negativo. Ecco, come si potrebbero, già ad esempio l'ha detto, ridisegnandole in alcune situazioni basterebbe proprio, diceva, solo 50 centimetri di ridisegno e si risolverebbero alcuni problemi. Lasciare le due dove, come erano prima, due corsie per le macchine invece che forzarle su una corsia. E come fare però, mi metto adesso, le faccio la domanda che si fa il sindaco, credo nell'ottica di appunto cercare di promuovere un certo tipo di mobilità, come possiamo fare invece a promuovere appunto la mobilità sostenibile, a promuovere le biciclette se non riusciamo a dargli questo spazio? Che idea si è fatto? Io solo per darglielo quello spazio lì, ma in modo ragionevole, non per non darglielo, in modo che i conti totali risultino positivi per l'ambiente, non negativi. Quindi non sono contrario al provvedimento di aumentare le piste ciclabili, ma con molta attenzione su quanti ciclisti ci possono passare rispetto al fatto di mandare macchine che prima non erano in coda a stare in coda. Cioè, giustamente lei dice, io devo riuscire ad avere un numero di ciclisti così alto che vada a veramente impattare sul numero di auto che dovrebbe ridursi, invece al momento non è così. No, momento, si ridurrà, ma di poco. Sì, sì, di molto poco, appunto. Ma andare in macchina costa dannatamente caro, perché abbiamo le tasse sulla benzina più alte del mondo. Eh sì. Ora, quindi uno va in macchina, sì, alcuni cretini andranno in macchina per far vedere il SUV nuovo comprato, ma una gran parte va in macchina perché ci deve andare, trivio, per lavorare, per mille motivi. Ci sarà, è auspicabile, uno spostamento dalla macchina, un po' meno macchine, un po' più biciclette, ma il conto totale deve essere verificato con cura, che non diventi il delta non è abbastanza alto, questo dobbiamo spostarne di più, è ideologico, cioè immaginarsi che metà dei milanesi vada in bicicletta, no, è un po' utopistico. Perfetto, professore, io la ringrazio davvero tanto. Spero di risentirla comunque, perché appunto su questo tema ci ha dato una visione molto molto interessante, appunto dicendo va bene come provvedimento, cerchiamo di andare in bicicletta, ma attenzione, facciamolo con testa, ridisegniamo queste piste ciclabili con un po' di logica, quindi no a dire appunto tutto va bene perché viva la bicicletta, ma neanche il contrario, cioè bisogna trovare una giusta via di mezzo. Esattamente. Perfetto, grazie mille allora, grazie mille davvero e buona continuazione di giornata. Arrivederci, grazie mille a Marco Ponti, appunto in collegamento telefonico con noi, avete capito, quindi insomma anche quando a volte è così, come la fai rischi di farla male, ci sono appunto delle prove di piste ciclabili e tutto che forse appunto bisognerebbe rivedere e quindi capire appunto meglio come utilizzare appunto questo strumento, ridisegnare le piste ciclabili può essere un'idea, ma insomma adesso capiremo nelle prossime settimane. Però insomma è interessante soprattutto che non sia un no ideologico, come non deve essere neanche però dall'altra parte un sì ideologico. E continuiamo con la nostra diretta, adesso ci colleghiamo, li vedo già nei monitor di preview, eccoli lì, li vedo, sono Albi Oxa, Elisa Chiaradia di Milano Integra, buongiorno e benvenuti. Buongiorno Fabio. Come state? Tutto bene? State lavorando per la nostra città? ci stiamo dando da fare. Perfetto, allora di cosa mi volete parlare oggi? Milano Integra, ricordiamo un po', e poi appunto di cosa volete raccontarmi quest'oggi?
Sì, allora guarda, l'altra volta ci eravamo lasciati con un po' un intro sull'associazione di promozione sociale che stiamo fondando, che è Milano Integra, e abbiamo il piacere di dirti e di raccontarti che il gruppo si sta allargando, perché abbiamo notato che il tema dell'integrazione è un tema veramente molto caldo e come dicevamo l'altra volta, riprendendo il filo, è un'integrazione questa, è un progetto che riguarda chiunque venga a vivere nella città di Milano. E incontrandosi con le sfide che una metropoli ha, peculiari, tra cui nuovi tempi, nuovi ritmi, gli spostamenti, tante opportunità che si aprono, tante cose da riorganizzare nella propria vita, sappiamo che la metropoli può essere molto impegnativa, cioè, la domanda è di che cosa ha bisogno una persona per sentirsi parte di questo? Perché quando noi arriviamo a vivere in una nuova città, in una metropoli, tutti i punti di riferimento cambiano, quindi ci stiamo accorgendo che questo è un tema molto sentito, perché chiunque sia venuto a vivere qua abbiamo notato che effettivamente ha provato queste sensazioni e si è posto questi problemi e il gruppo si sta ingrandendo perché ci sono persone in realtà sia di diverse nazioni, sia italiane che sono venute a vivere a Milano, che hanno voglia di dare una mano, di dare consigli, di creare questa community, di dare il proprio tempo. Quindi siamo veramente entusiasti e anche grati per l'aiuto che stiamo ricevendo. Questo era un po' per riprenderti il filo, Fabio. Perfetto, so che appunto, come dice, continuate a lavorare perché appunto Milano Integra diventi una realtà che sempre più appunto integra chiunque arrivi a Milano. Quali sono le novità della settimana, diciamo? Allora, su questa ti rispondo io perché ho appena È ricevuto. il nostro planner. Ho appena ricevuto la mail di conferma. Allora, il lunedì prossimo, il 28 Sì, settembre, sì. parteciperemo al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. Come dice il nome stesso, insomma, è un festival che tratta i famosi 17 obiettivi di sostenibilità, no? Noi, siamo inglobati nel numero 11, che, tratta le città e le comunità sostenibili. E lì il nostro evento lo potete trovare appunto recandovi presso il sito di Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020. Noi tratteremo, apriremo un dibattito sul come l'integrazione può favorire la ripartenza delle grandi città, fingendo insomma da leva strategica. Questa è la grande novità. Per noi, come dire, questa prima partecipazione è molto importante perché a tutti gli effetti noi stavamo cercando di individuare come potessimo sviluppare un evento per il lancio e quale miglior evento di lancio se non la partecipazione a un festival dove peraltro ci sono moltissimi altri attori importanti sensibili a questa causa. Verissimo. Diciamo che come sempre Milano ci alza la palla. Cosa avete poi in serbo nelle prossime settimane, nel futuro appunto di Milano Integra e se ci avete altro appunto di cui volete raccontarci? Ricordando poi che comunque appunto noi siamo collegati con voi tutte le settimane, tutti i lunedì. Intanto ho anch'io Vai. una call to action da fare. Allora, e mi rivolgo qui a chiunque, proprio in questo momento di grandi rientri, guarda, ero ieri sera in A4 e mi sono stupita di quanta gente stesse di nuovo confluendo a Milano. Quindi sembra che stiamo ritornando un po' alle case, al lavoro, molti uffici stanno riaprendo, eccetera. Per cui proprio in questo weekend che dà il via forse a un ripopolamento di nuovo di Milano, la mia, come dire, proposta è a tutti i ragazzi, giovani, meno giovani, a chiunque stia tornando nella città di Milano e abbia bisogno, abbia desiderio un attimo di ritrovarne i punti di riferimento, o anche che si appresta proprio a un nuovo capitolo e non c'è mai vissuto prima di oggi, di tenere d'occhio il nostro sito, perché a breve cominceremo le nostre attività. Sarà aperto lo sportello di ascolto e di prima accoglienza per ascoltare la storia di ognuno, i suoi bisogni, che cosa è venuto a fare a Milano, anche di cosa ha più timore, perché ricordo, io soprattutto ero piena di timori, al di là di motivi di eccitazione. E, per cui seguite sempre il nostro sito e le nostre news, perché lì teniamo tutto aggiornato su quali tipi di eventi e di strumenti le persone possono accedere. Dove lo Questo aprirete lo oltre sportello, Albi? Dove sarà lo sportello? Dai, dimmi giusto, dammi questo all'incirca. In che zona me lo aprite lo sportello di
di ascolto, o me l'ho fatto Allora, online? ci stiamo ancora costituendo in quell'aspetto lì, quindi non dico nulla onde poi dover cambiare, Ok. ma sarà una sede in cui, diciamo, sarà la sede operativa, quindi dove si terrà lo sportello, sarà una sede istituzionale, quindi dentro a un ente istituzionale. Ok. Ah, Sì. perfetto, perfetto. Ti ho interrotto, stavi dicendo poi? Stavo dicendo, la Lisa ha spiegato del sito. Il sito è ancora in lavorazione perché, ripeto, noi siamo rientrati Come tutti. come tutti a Milano e tutto questo sta C'è gente che è avvenendo ancora in ferie a adesso, Albi, non ti preoccupare. Nel mio Instagram c'è gente che è ancora in ferie, vorrei sapere come sia possibile al 21 di settembre, ma è così. No, davvero, il sito sarà pronto per i primi di ottobre, quindi nel Perfetto. frattempo potete andare a vedere, ma siamo già attivi nei canali di comunicazione, quindi Facebook, Certo. Instagram e Twitter, Ok, beh, comunque noi poi con degli aggiornamenti. taggheremo Quando le ci sarà. vostre pagine, taggheremo i vostri profili social in modo che ci sia il collegamento perfetto e che tutti possano andare subito a vedere cosa fa Milano Integra. Ragazzi, io vi Benissimo. saluto allora per quest'oggi. Va O avete bene, altro da dirvi altri? grazie, No, possiamo grazie. salutarci. A lunedì prossimo. Ok, Bene. allora ci sentiamo lunedì prossimo e mi raccomando, buon lavoro. Grazie Fabio. Sempre, buona Grazie mille settimana. ad Buona Albioxa settimana a e Elisa tutti. Chiaradia di Milano Ciao. Integra. Grazie mille davvero. Ritorno in studio, ma ridò la linea subito a qualcuno che è fuori, giusto il tempo di Francesca per prepararsi con la regia, perché c'è Alice Bertolasi delle Focche Parlanti che ci ha mandato la sua incursione poetica di oggi. E allora diamo la linea ad Alice. Cerca sotto le coperte una sabbia di stelle, anche d'occhi chiusi e sigillati, sentieri di mare nelle narici. Per quanto ci sforzi il tempo, non siamo degli elastici tra A e B di un sistema, né X usa e getta nei vagoni metropolitani. Abbiamo ritmi e memorie costellate, bisogno di aiuto quando torniamo in sosta. Siamo spiacenti, abituati alle sanzioni, infestanti colpe nell'orto dei nostri talenti. Pensarci su e pregare la pace, pure tra due specchi rotti si intrappola la luce. Buona giornata a tutti, grazie Fabio. Ed eccoci di nuovo qui in studio, grazie mille alle Foche Parlanti, grazie mille ad Alice Bertolasi. Lo sapete, le foche le ritroviamo tutte le puntate, quindi anche mercoledì, anche venerdì troveremo Acelia Ionac e Francesca Ferraro, scusate, che ci faranno volare con le proprie incursioni poetiche. Vi ringrazio davvero tante, è un momento importante di riflessione e di pausa all'interno della nostra giornata. Proprio a metà giornata avete questo minuto e mezzo per volare con la mente, farvi cullare dalle parole delle foche parlanti. Grazie mille davvero a voi ragazzi, siete splendide. Andiamo avanti però con la nostra puntata. Ecco, è giunto il momento dell'ospite del giorno. Quest'oggi facciamo un viaggio lontanissimo, ma in realtà dietro casa, perché rimaniamo a Milano, rimaniamo nell'ambito di quello che è l'università milanese, però c'è un istituto, si chiama Istituto Confucio, che ci fa volare non solo con la mente, perché a volte quando si poteva si volava anche fisicamente, però ce lo dirà il nostro ospite, fino in Cina, appunto. E ne parliamo quindi con Valentina Talia, buongiorno, responsabile appunto dell'ufficio Buongiorno. comunicazione dell'Istituto Confucio dell'Università Statale degli Studi di Milano. Esattamente, Buongiorno buongiorno, Valentina. buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie mille, sapete che ogni anno, almeno una volta all'anno, noi ci dobbiamo Ed è vedere. bellissimo rivedersi dopo questo periodo di Infatti, infatti. Almeno una volta assolutamente. all'anno perché tutti gli anni, intorno a questo periodo, fra poche settimane, c'è il Confucio Day. Che cos'è Esatto. Confucio Day? Allora, il Confucius Day nasce per celebrare l'anniversario della nascita di Confucio. Importantissimo per noi perché appunto siamo l'Istituto Confucio,
in questo caso dell'Università degli Studi di Milano. E diciamo che è un momento di riunione, anche se a distanza, di tutti gli istituti Confucio del mondo, perché appunto si organizza questa giornata all'insegna della cultura cinese, talvolta anche della lingua, perché poi sono molto legate tra loro. E quest'anno abbiamo scelto di festeggiarlo il 3 ottobre, che è un sabato, rigorosamente online, per il momento ancora online, e parleremo di scrittura cinese. Perché sbaglio, il Confucio Day è una roba che si festeggia in tutto il mondo comunque. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi è un giorno importante perché appunto è legato poi alla figura di Confucio e al mondo, alla cultura poi cinese. Esatto. Quest'anno avete deciso un tema, tutti gli anni decidete un tema. Cosa avete deciso come tema? Quello della scrittura cinese, la millenaria scrittura cinese, perché appunto in questi mesi siamo stati un po' costretti a mettere da parte questo aspetto, perché organizziamo corsi di calligrafia, però ci piace farli più in presenza, quindi non deve essere proprio facile. Non è semplice, però abbiamo ritagliato questo piccolo, poi non piccolo, spazietto per dedicarci a questa scrittura che incuriosisce un po' tutti, a chi non sa cosa sia poi il cinese, quegli ideogrammi che sembrano apparentemente impossibili da memorizzare, non è così. E noi siamo qui per raccontarlo. Quindi il 3 di ottobre appunto c'è il Confucius Day e su tutte le pagine social, le vostre siti così, in questi giorni state appunto mettendo tutto quello che sarà poi il programma di una giornate, perché penso che alla fine non fate mai un giorno solo, sì, esatto. Alla fine non è mai un giorno solo, iniziate la settimana prima, poi c'è qualcosa che richiama la settimana aspettando dopo, aspettando, quindi insomma, ma perché appunto, ecco, grazie mille Fracco, qua tutti i contatti per vedervi, così che appunto potete tenervi aggiornati su quello che sarà il Confucius Day, ma appunto torniamo invece un attimo a bomba su cos'è invece l'Istituto Confucio, che a breve ricominciano i corsi, le iscrizioni sono aperte ancora per poco. Sì, esattamente. Allora, l'Istituto Confucio, innanzitutto, per chi non ci conoscesse ancora, nasce dalla collaborazione tra università cinesi e straniere, nel nostro caso l'Università Statale di Milano. Ci sono circa 480 centri sparsi in tutto il mondo, di cui 12 in Italia, e l'intento è quello di promuovere la lingua e la cultura cinese, appunto. Organizziamo, sì? Certo. Quando diciamo legati all'università non significa proprio che voi dovete essere docenti, studenti, no, assolutamente. Chiunque può poi andare appunto su Confucio e fare le milioni di attività. Esatto, fatto, infatti diciamo che la nostra peculiarità sono i progetti culturali e quelli linguistici, i corsi di lingua, che come dicevi tu esattamente sono aperti a tutti, dai 14 anni in su, non bisogna essere studente universitario ma neanche studente. Il bello diciamo dei nostri corsi è che c'è molto scambio, perché comunque c'è gente di tutte le età, quindi lo studente, chi sta avvicinandosi agli studi, chi ha finito, i pensionati, e lo fa per curiosità, quindi c'è veramente molto scambio. Come dicevi tu, le iscrizioni sono aperte ancora per qualche giorno fino al 30 settembre e i corsi inizieranno poi ufficialmente il 12 ottobre. Per questa volta, e poi si vedrà, sono interamente online, però live. Ok, in diretta. Esatto. Non sono video lezioni registrate o cose del genere, ma finirà comunque l'interazione con il docente. Però per il momento, anche forse un po' per accelerare le cose, ma non si capisce bene come funziona, quindi meglio partire così, poi intanto si potrà cambiare. E poi si vede, esatto. Corsi che però non è che sono corsi così di due giorni via veloci, no. Ci sono dei corsi davvero davvero interessanti e dove si entra davvero in contatto con la cultura, la scrittura e il parlato e la lingua cinese, giusto? Assolutamente, perché appunto diciamo che ciò che a noi piace è l'interazione, come dicevi tu appunto, e per quello che abbiamo mantenuto la stessa modalità dei corsi che facevamo in presenza, quindi sono corsi live, anche se online, una lezione tenuta fino all'intermedio 2, fino al livello intermedio 2 da un docente italiano che di solito spiega la grammatica, e poi il docente madrelingua con cui invece poi si mette in pratica ciò che si apprende col docente italiano, e quindi c'è davvero molta interazione, sono delle lezioni piuttosto interattive e dinamiche. E poi non sono corsi brevi, esattamente, perché durano ad esempio l'elementare 1, poi varia dai livelli, ma sul nostro sito nella sezione corsi ci sono tutti i dettagli, dura per esempio 46 ore, 12 settimane, quindi va da metà ottobre più o meno a fine febbraio, poi c'è un esame finale che è facoltativo e qualora in caso di superamento viene rilasciato anche un attestato di merito con il nostro logo. E non solo corsi, sto Confucio, tantissimi eventi, immagino che avete
ho dovuto piangere perché insomma, non avete fatto eventi per un po', adesso state ricominciando invece alla grande, giusto? Intanto so che abbiamo anche delle immagini di tutte le attività che fate, quindi Francesca tu mandale pure mentre chiacchieriamo, e anche dei video bellissimi che ci avete portato. Sì. Esattamente, quindi una delle nostre peculiarità sono proprio i progetti culturali. Inizialmente abbiamo un po' sofferto, però ci siamo ripresi subito perché appunto adesso ricominciamo veramente, ma non abbiamo mai smesso. Infatti, abbiamo deciso per settembre di inaugurare questa nuova e ricca stagione, perché sarà veramente ricca, rinnovando la collaborazione con un importante festival, il Festival Milano Oltre, che è un festival di danza che si è aperto all'Oriente insieme al nostro Istituto Confucio, nel 2018, portando in scena, uno spettacolo della Beijing Modern Dance Company. E la cosa bella è che appunto c'è stato già sabato, l'altro ieri, e ci saranno, sabato e domenica prossimi, sempre online alle ore 15 sulla pagina Facebook di Milano Oltre, verrà poi condivisa anche dalla nostra. Altri due eventi nel quale verranno presentati gli spettacoli che sarebbero dovuti essere portati in scena adesso, ma sicuramente nell'autunno 2021 verranno portati in scena a Milano. E della Queste sono appunto collaborazioni con il Milano Oltre Festival, però fate anche tante attività, tanti convegni avete fatto, che poi immagino ripartiranno magari più avanti, adesso è un po' più complicato. Esatto. E tantissimi, io ad esempio vedo le locandine qui di tutti questi bellissimi eventi, questo esempio sono le ricette, mi ricordo, avevamo Esatto. raccontato la scorsa volta forse questo progetto, Sì, e in giusto? realtà questo però è lo stesso dell'altra volta, però un po' rinnovato, nel Ah, senso che l'abbiamo versione 2. adattato alla situazione Covid, che tutti ormai conosciamo molto bene, perché come ti dicevo prima, noi non ci siamo fermati. Abbiamo fatto una rubrica a casa con Confucio, che abbiamo aggiornato nel corso di questi mesi 3 volte, cercando di mantenere questo contatto con i nostri amici, che sono stati veramente fedelissimi, quindi noi ci teniamo molto. E ogni giorno c'era un argomento diverso, quindi un po' per tutti, per i bambini, per i principianti, per chi il cinese lo conosce già, quindi il cinese da strada, gli slang. Cos'è il CDS, il Il cinese da cinese da strada? strada, quindi sono gli slang, quelli che meno conosciuti, quindi chi ha un livello già avanzato di cinese. Poi però abbiamo ricevuto anche tante richieste da chi il cinese non lo conosce ancora, quindi abbiamo fatto insieme ai nostri preziosissimi docenti madrelingua Cinese per il principianti. cinese per principianti, e quindi i saluti, diciamo le presentazioni, i ringraziamenti e poi anche qualcosa di un po' più specifico, Ho appunto. visto la locandina, Franci, posso vedere la locandina del cinese dei principianti e finalmente sfatare un mito: il gattino è cinese, non è Il giapponese, gattino è ad esempio, perché non ce lo baciano per giapponese, invece no, è cinese. È cinese il gattino. cinese, Oh, vedi, sì. già questo, già un Esatto. principiante ha capito qualcosa È di già nuovo, un vedi? inizio. Perfetto. E poi appunto qualcosa di un po' più specifico, come dicevo, quindi quelli che sono considerati in cinese i quasi sinonimi, quelli che quando traduciamo dal cinese all'italiano, se non abbiamo un lessico abbastanza specializzato, magari tendiamo a confondere, in realtà uno magari è aggettivo, l'altro è sostantivo, quindi qualcosa di un po' più specifico per entrare un po' nel dettaglio. E poi sicuramente non poteva mancare lo spazio dei bambini, perché appunto abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte di genitori, si stanno interessando sempre di più alla lingua cinese. E quindi abbiamo istituito questo, oltre ai corsi che abbiamo fatto in Sì. collaborazione con la Biblioteca del Parco Sempione, questi video A casa online. per i bambini. Esatto. Nel caso uno invece voglia, avete anche un'attività editoriale ben prolifica, no? Assolutamente, anzi, a proposito di questo, ci tengo a ricordare che saremo a Book City dal 14 al 15 novembre, assolutamente, e porteremo un po' di fantascienza cinese con degli esperti, tra cui Francesco Verso, che collabora con noi da tempo, e due autori che parteciperanno appunto online, che racconteranno il loro lavoro di scrittori e porteranno il loro nuovo romanzo. Ad esempio, ci sarà un romanzo Pechino Pieghevole, composto da 11 racconti e tradotto da Silvia Pozzi, una docente di lingua, una professoressa di lingua cinese della Bicocca, e quindi insomma avremo modo anche di parlare di queste novità editoriali di quest'anno. Ricordiamo poi invece che i corsi iniziano il 12 di ottobre, ma le iscrizioni sono aperte fino al 30 di settembre, Sì, giusto? assolutamente. Ok. Cos'altro avete in serbo poi per il futuro? Allora, Siamo quasi in abbiamo chiusura, lo dico per le ragazze che mi stanno già facendo segnacci e mandano a monitor scritte minatorie con le. Abbiamo davvero tantissime attività che stiamo definendo, la maggior parte online, ma alcune anche in presenza rispettando tutte le normative. E, però,
Se qualcuno fosse interessato a essere aggiornato sempre sulle nostre attività, si può iscrivere alla nostra mailing list mandando una mail a info.confucio@unimi.it. Infatti, Francesca, vediamo in chiusura tutti i contatti recapiti dell'Istituto Confucio, così che possiamo appunto metterci, eccoli qua, abbiamo tutti i vari contatti. Ecco, possono trovare soprattutto sul canale YouTube, ma su tutti i nostri social, i video pubblicati durante tutti questi mesi. Perfetto. È a disposizione di tutti. Quindi potete ripassare nel caso anche quello che vi siete persi in questi mesi. Valentina, siamo davvero in chiusura. Io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato tutto quello che è Istituto Confucio. Rimaniamo in contatto per capire meglio, poi appunto durante il Confucio Day tutto quello che andrete a combinare, che so che farete tantissime cose interessanti. Ricordiamo Confucio Day che è il 3 ottobre, dedicato alla scrittura cinese, sì, quest'anno, giusto? Esattamente. Allora ci faremo fare magari il logo di Milano News scritto in cinese, lo chiedo, dai, almeno vi seguiremo quel giorno. Valentina, davvero grazie mille, grazie a voi, qui porta i nostri saluti a tutto l'istituto, a tutti coloro che so che stanno lavorando al punto sul maggio, ormai il Confucio Day, il prossimo task sull'agenda di tutti, assolutamente, quindi davvero sport e saluto a tutti e complimenti per il lavoro che fate. Grazie a voi, grazie moltissime. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, grazie a Valentina Talì, responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Istituto Confucio, e grazie appunto a voi che ci avete seguito da casa. Noi ritorniamo sempre qui in diretta su Milano All News mercoledì alle 12.30 con altri collegamenti, altre notizie e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto.